Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre, la diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto
dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Gloria a Dio. Siano lodati Gesù e Maria. Nella parola di Dio di oggi è presente il tema della vigna. Il popolo di Israele paragonato ad una vigna. Perché questo paragone? Perché la vigna è una cosa di cui ci si prende cura e da cui ci si aspettano buoni frutti per la gioia di tutti quanti, soprattutto per la gioia di chi la coltiva. Nella prima lettura abbiamo visto come il profeta Isaia, parlando a nome del Signore, pronuncia questa specie di parabola, se la vogliamo chiamarla così, della vigna posseduta dal Signore, qui chiamato con il mio diletto. Vigna che viene detto esplicitamente è il popolo di Israele. Di questa vigna viene detto che il Signore se ne è preso cura in modo meraviglioso. Il punto è questo. Dio ama questo popolo. Se ne prende cura in modo meraviglioso, lo arricchisce di tutti i doni possibili immaginabili e di conseguenza si aspetta amore per amore. Si aspetta frutti di amore. Si aspetta frutti di obbedienza. Si aspetta frutti di giustizia. Che però non ci stanno. Il corso della storia di Israele è segnato da infedeltà, da abbandoni, da ingiustizie. Vari profeti porteranno a Israele la lamentela del Signore perché le norme da lui date, sia riguardo all'amore a Dio, sia riguardo all'amore al prossimo, non vengono rispettate. E di conseguenza Israele diventa una specie di bastardo, perché pur essendo nato da Dio, pur avendo in sé gli elementi per poter dare frutti bellissimi, poi di fatto devia verso altri dei e verso altre leggi che sono più comode, più congeniali, perché è chiaro che la legge divina apparentemente dà qualche fastidio. Prendete un bambino, no? Se voi date delle regole a un bambino, spesso e volentieri il bambino appena può scazza, evita quella regola. O si lamenta di quella regola, protesta per quella regola. Se vede, no? Altri bambini che appunto quelle regole non le osservano, va dietro a quei bambini. Questo, se volete, è un po' il problema che abbiamo nella nostra società, no? Tante volte i genitori hanno questi problemi perché vogliono dare una buona educazione ai figli, però si trovano con figli di altri genitori educati in modo diverso e in un modo che attrae i loro figli e quindi si vedono i figli sbandare. Questa è stata la storia di Israele. Amore da parte di Dio, infedeltà da parte di Israele. Ricordiamoci però non di tutti, diciamo dalle masse, perché comunque a livello di singoli Israele ha visto tanti grandi santi anche in periodi di infedeltà. Arriviamo a Gesù, arriviamo all'epoca di Gesù. Gesù che viene sulla terra a dare compimento alla legge,
viene nel popolo di Israele e viene da figlio di Dio. Viene da figlio di quel Dio del Sinai che ha creato Israele e che da Israele si aspetta buoni frutti. E si ritrova con una classe sacerdotale, quella dell'epoca, che invece che badare agli interessi di Dio, bada ai propri interessi. Cioè, pensate, come darvi un'idea, che le famiglie da cui venivano fuori i sommi sacerdoti dell'epoca erano spesso e volentieri, anzi quasi sempre, della setta dei Sadducei. Sadducei che erano praticamente atei. Se voi leggete alcuni passi del Vangelo, voi vedete che i Sadducei non credono nella risurrezione dei morti. I Sadducei varie volte entrano in competizione con Gesù e in seguito entrare in competizione anche con San Paolo. Ma questi, cioè da questi qui, venivano i sommi sacerdoti. Veniva il pontefice, cioè quello che poi andrà a condannare Gesù, di fatto sarà un sadduceo, almeno a quello che mi risulta. Quindi, cioè, erano persone che ormai Dio l'avevano perso proprio di vista, perché loro si erano contaminati con idee di popoli pagani. Cioè, mi risulta che i Sadducei avessero accolto nel loro corpo dottrinale anche elementi della filosofia neoplatonica che arrivava dalla Grecia. Ecco, per darvi un'idea. Però, nonostante la loro infedeltà a Dio, erano attaccati a quel potere e pretendevano per sé la venerazione, quando non addirittura l'adorazione. Allora ecco che Gesù si rivolge a Israele e in particolare poi a quelli che in quel momento erano le autorità religiose del popolo di Israele con la parabola della vigna e dei vignaioli, laddove la vigna è il popolo di Israele, ma in senso estensivo in realtà è tutto il popolo di Dio. I vignaioli chi sono? Sono coloro che in quel momento sono le guide religiose di Israele. Qual è il problema di questi vignaioli? Che pretendono di sostituirsi al padrone, anzi, pretendono di sostituirsi al figlio del padrone. Cioè, se ci fate caso, quello che dicono i vignaioli nella parabola è piuttosto ridicolo, no? Perché dicono: uccidiamo l'erede, cioè l'eredità sarà nostra. Cioè, da nessuna parte vedo che ci sono delle leggi che permettono a degli impiegati di prendersi l'eredità dei figli. Però in realtà era quello che volevano fare i farisei, i sadducei, insomma, le case di Israele dell'epoca. Quando arriva Gesù e porta la parola di Dio, loro questa parola dà fastidio perché va a minare il sistema che loro hanno creato e cercano di eliminarlo, cioè anzi lo eliminano per mettersi al suo posto. Fanno un sopruso. Lo eliminano nel senso che lo uccidono materialmente. Quella di Gesù nella parabola non è solo una parabola, è anche una profezia. Gesù sa che da loro verrà la sua condanna, che saranno loro quelli che lo uccideranno, anche se quelli crederanno, uccidendolo, di fare il proprio interesse e invece si scaveranno la fossa. Perché Gesù, dopo 3 giorni,
risorgerà e stabilirà qualcosa di nuovo. Darà vita ad un nuovo popolo che andrà ben oltre i confini di Israele, popolo a cui Dio darà la sua legge, popolo a cui Dio consegnerà la sua eredità. Chi è questo popolo? Questo popolo siamo noi, siamo tutti quanti battezzati. Ora, uno qui può dire, vabbè, siccome noi siamo il popolo di Dio, il popolo dei battezzati, possiamo stare tranquilli che il Padre Eterno con noi non se la prenderà mai. No? Che quelle parole dure rivolte da Gesù ai suoi contemporanei a noi non saranno mai rivolte. Beh, è un'idea sbagliata, perché ognuno è responsabile di quello che fa, ognuno è responsabile della sua virtù come del suo peccato. E se rinneghi Gesù, se rinneghi le grazie che ti sono state fatte con il tuo peccato, con la tua infedeltà, volgendo il cuore al paganesimo, ti prendi le conseguenze. Le conseguenze amare. Conseguenze amare che sono inevitabili, guardate, che arrivano senza bisogno di mettere in mezzo il Dio giustiziere. Tante volte, no, quando si parla di castighi di Dio, uno dice, vabbè, non si può pensare ad un Dio come giustiziere. Su questo siamo d'accordo, perlomeno, come dice qualche santo, anche qualche scrittore ecclesiastico, Dio non è che ti dà la punizione subito. Cioè non è che sta lì a vedere se può farti male, ma il problema è che ti fa male da solo, perché allontanarti da Dio ti provoca l'inferno, piaccia o non piaccia, o c'è Dio o c'è l'inferno. Ti dai al peccato, ti prendi le conseguenze del peccato. E la cosa antipatica è che tante volte le conseguenze del tuo peccato possono finire anche su chi ti sta vicino. Perché guardate, cioè, ogni cosa che noi facciamo, anche quella che apparentemente sembra la più nascosta, ha dei risvolti sociali, ha delle conseguenze sugli altri. Siamo legati tra di noi, siamo una comunità, se si vuole, se la vogliamo vedere in questo senso. E il mio peccato ha delle conseguenze non solo su di me, ma anche sugli altri. Anche soltanto, pensate, in termini di cattivo esempio. Pensate al fatto, no, che magari se una persona che vede in me, no, uno corretto, mi vede commettere un peccato, è indotta a pensare che quella cosa, che è un peccato, sia buona, e è indotta a pensare di poterla fare con lui, anche perché poi magari gli piace pure. Quindi vedete, no? Io faccio un peccato per conto mio, ma invece di essere responsabile soltanto di quello che faccio io, finisco con essere responsabile anche di quello che fanno gli altri, perché l'altro poi magari mi imita nel mio peccato, con tutte le conseguenze del caso. Quindi, cioè, non pensiamo sempre, allora guarda, Gesù ha parlato per gli altri. Pensiamo invece che Gesù parla per me, senza bisogno di farsi venire la depressione. Senza bisogno di immaginarci un Dio che più che un padre è un fuciliere di marina, questo non va, però pensare che comunque sia le mie azioni, in bene o in male, hanno delle conseguenze. E allora è meglio cercare
che queste azioni siano le migliori possibili, è meglio pensare a ricambiare l'amore di Dio per me, per fare in modo di creare attorno a me non l'inferno, ma il paradiso. Sia lodato Gesù e Maria. Sì.